delibera, questa è la proposta, di conferire per la cittadinanza onoraria di Piero Orsai a Liliana Segre con la seguente motivazione: per l'opera di testimonianza della memoria della Shoah di cui fu vittima e per l'impegno per i diritti umani e per la battaglia contro l'indifferenza. Nel giorno della memoria il Consiglio Comunale di Torre Orsaia ha approvato all'unanimità la delibera che conferisce la cittadinanza onoraria alla senatrice Liliana Segre. Nella delibera si rende omaggio all'impegno pubblico della senatrice a vita, che ha continuato in tutti questi anni pubblicamente a esaminare e scandagliare la storia e la contemporaneità, promuovendo campagne per i diritti umani e per debellare il razzismo e l'antisemitismo. Nella delibera si rende omaggio all'impegno pubblico della senatrice a vita, che ha continuato in tutti questi anni pubblicamente a esaminare e scandagliare la storia e la contemporaneità, promuovendo campagne per i diritti umani e per debellare il razzismo e l'antisemitismo. Il suo esempio di vita diventa dunque un riferimento per tutta la comunità di Torre Orsaia nel continuare a difendere la pace, la libertà e la democrazia. Nella nostra missione politica di amministratori, ha dichiarato il sindaco Pietro Vicino, abbiamo il dovere di difendere i valori che sono la base di ogni società democratica e di tenere viva la memoria di ciò che è avvenuto per impedire che possa ripetersi. La speciale seduta del Consiglio Comunale ha avuto luogo in una sala gremita di giovani, tutti studenti delle scuole del paese. A loro era rivolto il messaggio contenuto nella lettera inviata dalla Segre in comune e letta dal primo cittadino durante la cerimonia. E dice testualmente: cari ragazzi e ragazzi, per circa 30 anni ho raccontato agli studenti la mia memoria perché bisogna rompere il silenzio. Un paese che ignora il proprio passato non può certo avere un futuro. Ecco perché spetta a voi, nuove sentinelle, l'esercizio infaticabile sulla memoria, che è la ricucitura imperfetta di un percorso di guarigione civile. Percorso che serve a mantenere in buona salute la democrazia. La democrazia è un principio formidabile, un grande albero i cui principali rami si chiamano pace, eguaglianza e libertà. Vi consegno idealmente il più affettuoso dei saluti ed auguri, il futuro nelle vostre mani e la stella polare che vi guiderà si chiama Costituzione, lo scrigno magico che conserva la nostra memoria repubblicana.